Claudio. E anche perché questa è una piazza della città in cui sono nato, cresciuto, studiato. Comincio con una piccola rassegna stampa flash di oggi. Il guru di Michiké oggi ha continuato a giustificare le motivazioni per cui l'aeroporto Falcone Borsellino dovrebbe cambiare denominazione. La seconda, piccolissimo flash, Crocetta ha continuato a dirci ancora oggi che l'accordo con l'UDC è un accordo pulito. Allora vogliamo mandargli a dire a Michiké, al suo guru che fa tutta una disquisizione sul sogno siciliano e su quell'accendino che accompagna quella fotografia, che noi pensiamo, perché per gli eroi dell'antimafia sia ancora poco l'intitolazione dell'aeroporto Falcone Borsellino, che sia veramente poco. E la seconda cosa vogliamo dire a Crocetta, che la smette di rassicurarci ogni giorno che quell'accordo che ha fatto con l'UDC per non discutere e chiudere ad un'alleanza più ampia di un vero centrosinistra, come dire, basta, la smetta ogni giorno, perché si rassegni, probabilmente questo pasticcio che ha combinato qui non travalicherà, non supererà lo stretto e forse gli brucia per questo. Allora, vedete, era solo un flash di una rassegna stampa assolutamente sommaria per dirvi che ancora in un fine settimana così importante di una campagna elettorale che deve discutere del futuro della Sicilia, loro discutono di questo e non si discute dei programmi e sfuggono al confronto, peraltro, mentre noi abbiamo bisogno di cambiare pagina e noi siamo l'unico progetto politico di grande discontinuità che non ha niente a che fare con chi ha rovinato quest'isola, con chi l'ha portata ad avere un default economico con 5 miliardi di buco ed un'emergenza sociale senza precedenti. Forse l'hanno conosciuta i nostri padri nel dopoguerra. Abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile e femminile fra i più alti d'Europa. Ma non basta. Quello che ci fa rabbia è che sono passate un sacco di risorse da quest'isola inutilizzate, che sono arrivate a fare 5 miliardi di buco. 5, non per rispondere all'emergenza sociale che in quest'isola è critica e profonda da parecchi anni, no. Magari l'avessero fatto per impedire alla Fiat di andare via, per risanare, per impedire alle industrie di chiudere, per impedire alle aziende di fare nuovi disoccupati, per rispondere a quei precari ogni volta appesi, quel terreno di scorribande a quei precari che in grandi parti dell'occupazione della spesa pubblica regionale restano sempre precari a fine legislatura, perché così si possono fare altre scorribande clientelari. Se 5 miliardi fossero stati per questo, no. No, compagni amici, no. Invece li hanno fatti perché hanno speso ancora una volta per aumentare le scorribande clientelari, le sacche di malaffare che comunque hanno ancora una volta prodotto guasti in quest'isola, e siamo davanti ad una fase ormai senza ritorno. Se non si cambia pagina, l'isola non avrà un futuro, e noi siamo gli unici che hanno un programma per riqualificare la spesa, per abbatterla da e liberarla da tutte quelle cose inutili che hanno riprodotto solo altre reti clientelari, i carrozzoni legati alle società pubbliche o partecipate della regione, dove non è mai stata fatta un'assunzione in maniera trasparente e non hanno mai prodotto neanche una rete informatica decente per la macchina amministrativa regionale, neanche un protocollo vero per vedere quando le prestazioni sanitarie vere più importanti vengono fatte in trasparenza e vengono garantite veramente la salvaguardia delle prestazioni più importanti per la salute. Neanche quello, non abbiamo niente di informatizzato, però si sono spesi fiumi e fiumi di milioni. E allora noi
puntiamo a cambiare pagina con un programma nuovo che vuole fare della nostra isola un'isola che riparte, che reinventa il lavoro per i giovani, a partire dall'ambiente. Siamo un'isola che ha fatto scorrere il PIL per tutti questi per gli ultimi decenni con l'economia del petrolio, un'economia che non ha futuro. Prima 5 raffinerie, ora 4, 2 rigassificatori vicino alle nostre coste con delle autorizzazioni molto discutibili e un cogeneratore che brucia nella stessa area di Priolo, dove non sappiamo la salute dei cittadini che livello di impatto abbia. E Taranto ci ha insegnato tante cose, perché la nostra sanità non ha vigilato mai neanche su questo, perché non abbiamo neanche un registro tumori che ci dice a Gela, a Priolo, a Milazzo, se l'economia del petrolio ha un impatto sulla salute dei cittadini. E comunque dobbiamo traguardare un sistema nuovo, dobbiamo riconvertirlo con le energie rinnovabili, con l'eolico, magari quello microeolico, quello che si usa in Puglia, chi ce lo insegna. Invece da noi hanno fatto tanti parchi macroeolici con un impatto paesaggistico che ha aperto una polemica, ci hanno fatto anche lì tanti affari mafiosi, e non li hanno neanche collegati alla rete elettrica di trasmissione. E ancora abbiamo le discariche, che sono un terreno di affari della mafia per centinaia e centinaia di milioni, e non parte la raccolta differenziata. E ancora quello, per sempre per sfregiare il nostro ambiente, hanno sprecato risorse. E allora noi abbiamo bello, mi piace questo accompagnamento. E allora noi invece abbiamo un'ipotesi di sviluppo completamente alternativo, vi dicevo. Dobbiamo riconvertire tutto questo in energia rinnovabile, in produzione energetica che favorisca le imprese con una rete nuova. Magari il metanodotto che ci passano sotto dovrebbero essere un'opportunità in più per avere costi energetici inferiori e incentivare le imprese a investire qui. E magari come SET Microelectronics, molti di voi lo sanno, l'ultimo finanziamento 49 milioni di euro per un impatto occupazionale, forse se faccio bene i conti, di 40 giovani in tutto. E per che cosa? Per produrre qui un prototipo maturo di fotovoltaico che i giapponesi hanno portato qui per rapinare i nostri finanziamenti pubblici. Ma Lombardo non è interessato, quando glielo denunciavamo, gli interessava fare le conferenze stampa e annunciare con i giapponesi che qui si sarebbero fatti tanti posti di lavoro, oppure conquistarsi delle prebende e non pensare mai a quello che poteva servire all'isola per far ripartire la ricerca, l'innovazione prodotta qui dai nostri giovani di ingegneria qui di Catania, e fare ripartire ST, che è stato un sogno, Etna Valley, che ha fatto sognare tanti giovani di poter produrre qui e restare qui. Vedete, noi pensiamo che Libera Sicilia sia davvero un programma politico che vuol far cambiare pagina alla Sicilia, vuole restituire ai giovani una prospettiva, una speranza. E non basta fare tutte le cose che ho detto sommariamente, serve anche pensare a un welfare nuovo che risponda ai giovani, agli anziani, ai bambini di quest'isola. Un welfare che deve garantire a quei 60.000 che se ne vanno di poter rimanere qui. E quindi abbiamo pensato che sia giusto anche che in Sicilia ci sia una forma di reddito minimo di cittadinanza per aiutare i giovani a restare qui e a trovare qui, con linee di microcredito legate allo sviluppo locale, una possibilità di futuro. Ma non basta, vedete. Io ho visto come hanno sprecato i soldi in una frontiera terribile, in cui
Le mattine che restavo in sede, nel mio lavoro quotidiano, c'erano decine e decine di cassi integrati, magari ormai in mobilità, in procinto di perdere il lavoro, quelli che con la riforma Fornero lo perdono ancora più velocemente, più presto, che con tutti i finanziamenti europei che sono passati non hanno mai visto un solo progetto formativo di reinserimento al lavoro, e a 50 anni sono sconfitti, non hanno neanche i servizi sociali che li aiutano, vedete? E ce li avevano i soldi e li hanno restituiti all'Europa e hanno fatto tanta formazione inutile, sempre slegata dalle politiche attive del lavoro. Mai un solo progetto che sia stato dedicato alla disperazione di quelli che avevano perso il lavoro. E allora, io lo dico pensando a tutti i giovani, che non solo che migrano, ma anche a quelli che combattono e resistono qui, a tutti quelli che con noi in questo progetto politico si stanno spendendo, tutti quelli che hanno un confine, uno spartiacque etico elevatissimo, pensano che non si debba cedere al ricatto e che solo la cultura della legalità possa, con la dignità e l'istratto morale, dare un futuro. Questa è Libera Sicilia, per questo dovete votarli e farci votare e aiutare tutti gli indecisi a far cambiare pagina alla Sicilia. Ce la metteremo tutta in queste ultime settimane. Grazie alla vostra energia, al vostro passaparola, al modo di persuadere la gente che non bastano le spettacolarizzazioni che fanno certuni attraversando lo stretto, perché noi abbiamo una marcia in più, perché abbiamo interpretato la Sicilia che soffre, la Sicilia che ha bisogno di riscatto e di un futuro. Grazie.